16.30 nella cattedrale di Sant'Evasio, tradizionale concerto di Capodanno, un appuntamento che di anno in anno riscuote il crescente gradimento non solo dagli amanti della buona musica ma anche del vasto pubblico cittadino. Il nuovo è inserito nel programma annuale di Cantiere Speranza in concomitanza con la 52ª giornata mondiale della pace dedicata da Papa Francesco alla buona politica, che deve essere indirizzata alla salvaguardia del diritto e al dialogo tra le generazioni e le culture. L'evento di quest'anno, anticipata la centralità del pomeriggio, si presenta con un suggestivo titolo Si canti in suon di giubilo, tratto dalla canzoncina in lode del Divin Pargoletto, composta e messa in musica da Don Bosco sul davanzale del coretto della chiesa torinese di San Francesco d'Assisi. Si darà anche spazio alla grande tradizione musicale nostrana attraverso brani tratti dal vasto repertorio operistico e con alcune interessanti digressioni sulla produzione estera. Protagonista la cappella musicale della cattedrale, diretta da Anna Maria Pigazzolo e accompagnata all'organo da Matteo Camino, che eseguirà questo programma. A M del Buono, per Mario Cieli, a Indemi, largo sulla melodia di Ombra Mati da Sirsis, e Dio, cantati da Doppia V a Mozza, Tubilato Deo e Laudato Dominione, Girossini, dal tuo stellato soglio da Mosè in Egitto, S, Mercadante, Salve, Maria, Gigò Uno, Ave Maria Laudate Dominum, G Verdi, o Signore dal tetto natio dai Lombardi alla prima crociata, in piena sintonia con la tradizione salesiana saldamente consolidata a Casale e in tutto il Monferrato. L'appuntamento musicale si concluderà con la lode vivamente di quella signora composta da Sant'Alfonso Maria dei Liguori nel 1737 e cantata a Crea sull'aria di Va Pensiero il 10 ottobre 1861 durante una delle passeggiate autunnali di Don Bosco, come ricorda l'allarme inaugurata il 1° maggio 2015 all'ingresso del Santuario Marino.